Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Non tutti voi sapete che noi Nudo Camera trattiamo anche qualche volta fotografie vintage. Ad esempio, oggi ho comprato un po', allora mi è venuto in mente di fare questo piccolo video. Questa, ad esempio, Bruce Davidson, Inghilterra anni 60, ok. Poi andiamo, cioè udite, Madonna, Bert Stearns, Claudia Cardinale, anni 60. Ok, bene, poi Margaret Burke White. Grandissima. Poi andiamo avanti. Wow. Leonard Fried. Cioè questo qui, Petraria, ma Leonard Fried, cioè qua c'è una anche firma del Leonard Fried. Cioè tutte le fotografie sono comunque molto interessanti perché hanno timbro, firma, cioè proprio sono tutte autentiche, udite, cioè non dico niente, se non sapete cosa si tratta è andata a studiare, 1944, questo qui ad esempio in effetti non c'è firma di autore, perché se avesse firma di autore non so quanti migliaia di euro costa, comunque ha tutta la descrizione, iscrizione, anche il numero dell'archivio Magnum. Questa però è una foto impressionante. Ok, Marc Ribot. Questa è Marc Ribot, la stanza dove ha vissuto fino all'ultimo giorno Mao. Poi una foto di caro nostro amico Mario Dondero. Bellissima questa fotografia, ma questo è proprio Dondero. Questa è la foto di Mario, ma proprio Mario. E stampa vintage. Werner Bischoff. Questa è un'attrice famosissima giapponese, Kyo Machiko. Indossato kimono, Werner Bischoff. Werner Bischoff ha fatto tantissime foto in Giappone, ma questa è probabilmente una delle foto che io amo assoluto tra le sue fotografie. Beh, no, ce ne sono anche altre belle, è vero. Salgado. Questa è Mari, deserto di Mari. Questa è una delle foto importante di Grande Salgado. Anche questo qui non ha firma, perché ovviamente se avesse firma, però il timbro del Magnum, no, questo qui non è Magnum, contrasto, il archivio del contrasto, agenzia contrasto. Beh, ok, comunque è un'altra, diciamo, garanzia, perché archivio di contrasto non può avere fotografia non originale. Marc Ribot, questa è una foto spettacolare, Torre Eiffel del 70° o 75° anniversario. Ma guardate che bella. Arthur Rothstein, questa è stampa proprio vintage. Questa è fotografia del 1935, però stampata dopo. Però attenzione, qua c'è un timbro, comunque c'è scritto, è stato timbrato da
sotto alla supervisione di Rothstein, e quindi una stampa direi proprio giusta. E qua purtroppo, ovviamente, o purtroppo, non c'è firma, cioè proprio sua, però se avesse firma anche questa avrebbe anche il costo impressionante. Però quindi Nudo Camera tratta macchina fotografica, noi trattiamo con la Nox Sensei, o c'è tanti anche il corso che facciamo non virtuale, cioè allo Nox Sensei qualcosa di divulgazione virtuale, ok, mentre tantissimi corsi che facciamo, questo è una cosa reale, benissimo. E vendiamo anche qualche volta libri, ma libri siamo veramente niente, cioè andate Mi Camera, cioè andate a Repri, va benissimo, e qualche volta per amicizia trattiamo qualche libro, però non è nostro, mentre a me piacerebbe trattare seriamente le fotografie, abbiamo anche le fotografie di Tina Modotti, abbiamo ma veramente tantissime fotografie in vendita, cioè guardate un po' libri, cioè nella categoria dei libri ne abbiamo, disponiamo abbastanza bene. Grazie dell'attenzione, cioè io ero talmente contento di aver acquistato tutte queste fotografie molto interessanti, e quindi volevo condividere, cioè ma guardate Salgado, guardate Salgado, guardate Bishop, cioè io non voglio far sembrare diciamo quella vendita della TV, no, guardate costa poco, no, io non dico che costa poco, costa abbastanza, non costa poco, però Dondero, originale Dondero, firmato da Dondero, con annotazione firma di Dondero, 1200 euro, non mi sembra esagerare. Questa, il Roberto K, questa molto meno di 1000 euro, penso di aver apprezzato tipo 800 euro. Non sono una cifra esorbitante. Leonardo Fried, cioè firmato da lui, anche questo non chiederemo una cifra astronomica, cioè questo è secondo me il collezionismo sulla fotografie vintage. Non sto parlando di fotografia qualsiasi, fotografia degli anni 60, sari d'argento, stampato, filmato o magari con timbro della Magnum, timbro del contrasto e timbro dell'autore che dice sì, questo è certificato sotto la mia supervisione. Cioè quando arriviamo poi, quando mai troveremo Marguerite Bourke-White? Cioè guardate, c'è cioè questo cioè timbro del Magnum e il timbro dell'archivio del Magnum. Cioè quando mai troveremo una stampa sari d'argento, cioè di questa qualità? Quando mai troveremo Bert Stern stampa sari d'argento? Questa è, tra l'altro, e arriva dalla mostra fotografica, della sua mostra fotografica è stata fatta a Parigi 1987. Filmato. Cioè, è una cosa, secondo me, molto, molto, ma molto interessante. Cioè, avere firma significa, cioè l'autore stesso ha riconosciuto la sua qualità e ha detto ok, va bene, mettete questa foto in una mostra, mia mostra fotografica, cioè vuol dire poi è Claudia Cardinale, bellissima, stupenda, ma veramente stupenda. Bene, ok, grazie dell'attenzione.